stata inaugurata all'interno dei locali del Tecnopolo d'Abruzzo la nuova sede della CLS, Consorzio di Logistica per i Servizi Nazionali, che da 10 anni è operativo nello scalo di ferroviario di San Lorenzo in Roma, ma sbarca anche in Abruzzo con il progetto Roma è qui. L'occasione è stata utile per illustrare il progetto pensato per l'Abruzzo, un portale commerciale online di prodotti artigiani. Il portale sfrutta la piattaforma logistica di stoccaggio e consegna di Roma per la commercializzazione al dettaglio di prodotti e servizi delle regioni Abruzzo, ma anche Marche, Umbria e Lazio. Dopo il taglio del nastro si è svolto un incontro dibattito a cui hanno partecipato le istituzioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i produttori e gli ideatori del progetto Roma è qui. Ha aperto l'incontro il direttore del Tecnopolo d'Abruzzo, Roberto Romanelli, il quale ha rimarcato il valore della piattaforma logistica che permette agli imprenditori di avere a disposizione una vetrina per vendere direttamente i loro prodotti su Roma, in perfetta sintonia con la mission del Tecnopolo d'Abruzzo, ormai di fatto il polo di aggregazione delle tante aziende candidate alla rinascita del territorio. Antonina Lucantonio, coordinatrice dell'Accademia Cooperativa Impresa Roma L'Aquila, ha parlato di una scommessa iniziata nel 2004 nel centro di Roma con magazzini coperti e, ha detto, una grande ricchezza per la capitale e per i territori circostanti. A tenere a battesimo l'iniziativa anche il vice sindaco, nonché assessore al commercio del Comune dell'Aquila, Raffaele Daniele. Il problema più grande dell'Aquila è proprio l'occupazione, ha detto l'assessore. Il commercio era centrale, è importante dunque essere a fianco di tutte le iniziative. L'assessore alla mobilità del Comune, Carla Mannetti, ha parlato nel suo intervento del PUMS, il quadro di mobilità urbana. È necessario rilanciare la logistica urbana che al momento sembra essere poco sentita in città. Fabrizia Quiglio, l'assessore al turismo del Comune dell'Aquila, ha affermato che il primo sbocco che deve avere l'Aquila è proprio la capitale. Il prossimo obiettivo dell'amministrazione, ha detto l'assessore Quiglio, è mettere in rete un portale con tutto ciò che offre la città dell'Aquila e l'iniziativa della CLS si inquadra proprio in questo senso. Riccardo Cicerone e Daniele Proietti, entrambi giovani aquilani di CTO Saturno Consulting, hanno realizzato il portale Roma è qui. Il pensiero di Roma è qui, e adesso abbiamo aperto l'Aquila per ultima, ma non perché era l'ultima di importanza, perché era quella che doveva dare un start-up davvero tutto il progetto. Io dico soltanto una cosa. Da oggi, me lo so scritto, lo leggo, da oggi inizia il nostro lavoro. Informatici e logisti, damose da fare. A voi il lavoro, avanti.